Allora, parliamo finalmente della radiazione. Dunque, uno degli input che avete visto, per esempio, in Priestley Taylor, così come nella parte di Perlman-Montit, è questo file net. Net sarebbe la radiazione netta ed è un file che noi dobbiamo dare appunto in input al modello. Allora, per diciamo, parlare della radiazione, un po' come aveva fatto l'ex dottorando del professore Erigone Michele, vi ho riportato dei notebook che vi spiegano un po' dal punto di vista teorico e poi fanno vedere i risultati per quanto riguarda appunto la tematica della radiazione. Ora, a voi quello che interessa è semplicemente capire come funziona il modello e come visualizzarlo per ottenere i file di input che vi servono per le altre esercitazioni. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la radiazione netta, allora, la radiazione netta è sostanzialmente una radiazione che deriva da un bilancio di energia tra quella che è la radiazione ad onda lunga e la radiazione ad onda corta. Ora, in generale, voi dovete sapere che il Sole emette delle radiazioni e quelle che emette il Sole sono radiazioni ad onde corte. La Terra, che assorbe il calore del Sole, poi quello che fa è emette nuovamente questo calore sotto forma di radiazione e lo emette però ad onda lunga. Ora, facendo questo bilancio tra radiazione ad onda corta e radiazione ad onda lunga, si ottiene quella che è la radiazione netta. Quindi, come immaginate, per andare a calcolare questa radiazione netta, noi abbiamo bisogno di calcolare radiazione ad onda corta e radiazione ad onda lunga. Quindi, quello che bisogna fare è, guardando i SIM file, allora, se andate voi nella cartella OMS Project Simulation, in simulation abbiamo i SIM file dell'evapotranspirazione, nella cartella Evapotranspiration, nella cartella Radiation abbiamo i SIM file della radiazione. Questi file devono essere eseguiti esattamente come ve li ho indicati, cioè prima 0, 1, 2 e 3. E ora ve li spiegherò ad uno. Allora, il primo SIM file da eseguire è il SIM file dello SkyView Factor. Lo SkyView Factor, e vedete qui anche il notebook, lo SkyView Factor non è altro che un fattore, un numero, che vi dice in quel determinato giorno quanto il cielo è visibile. Questo fattore è importante per calcolare la radiazione perché in base al fatto se il cielo era troppo nuvoloso o meno, cambierà la quantità di radiazione che dal Sole arriva alla Terra. Per questo bisogna calcolare questo fattore SkyView. Lo SkyView Factor è un fattore che per essere calcolato ha bisogno di un file che si chiama DEM. Ora, qualcuno di voi sa cos'è il DEM? Non tutti insieme come sempre, uno alla volta. No. No, ok, perfetto. Allora, il DEM è una specie di... è un file. Un file, immaginatelo come la scacchiera della dama, ok? La scacchiera della dama è fatta da quadratini, se voi ci pensate. Mi seguite? Sì. Ok. Ora, in ogni quadratino noi abbiamo un'informazione. Vedete nello schermo? Questa è una rappresentazione grafica del DEM. Abbiamo tanti quadratini e in ogni quadratino noi abbiamo un'informazione che nel caso del DEM, che il DEM è un acronimo che sta per Digital Elevation Model, vi è all'interno di questo quadratino l'informazione quota del terreno. Ok? Questi file DEM voi non li avete mai visti, appunto, ma per eseguire le esercitazioni dell'evapotranspirazione è necessario invece averli, cioè sono proprio un dato fondamentale. È per questo motivo che io vi ho dato tutti i dati, perché per ogni sottobacino c'è il DEM corrispondente. Quindi il DEM è una carta del genere che possiamo anche vederla in questo modo. Vedete, questo è un altro tipo di rappresentazione del DEM.
Vedete che vi dicevo poco fa la scacchiera. La scacchiera voi la vedete qui. Vedete tutti questi quadratini? Tutti questi quadratini sono quella scacchiera di cui vi parlavo. E dentro ogni quadratino, voi non lo vedete, ma c'è un'informazione che è contenuta in questo file. Ora, per rimanere in tema di diciamo, informazioni, oltre al DEM, un altro file di cui noi abbiamo bisogno è il file del centroide. Il centroide non è altro che un file con un punto. È sostanzialmente questo, cioè questo file con questo punto. Questo punto sostanzialmente ci dice qual è la posizione del punto in cui noi faremo la simulazione ed è un altro file che, di cui necessitano i modelli. Avendo il DEM e avendo, no, avendo il DEM, quello che si ottiene è il file dello SkyView, cioè un file che ci dice appunto com'era quel giorno per ogni pixel di terreno, quindi per ogni il pixel sarebbe il quadratino della dama per capirci, quindi per ogni pixel di terreno com'era la visibilità della zona e si ottiene una mappa così del genere. Ok, ora voi non visualizzerete queste mappe, dovete soltanto sapere che esistono. Ve le sto facendo vedere per sapere che cosa sono. Quindi torniamo alla parte, diciamo, meramente pratica. Quindi, la prima cosa da fare è fare il run del file dello SkyView. Il file dello SkyView, il sim file dello SkyView è questo. Allora, quindi stavo dicendo, il sim file dello SkyView è questo, in cui l'unico file di input è il DEM. Ricordatevi di inserire il DEM così come vedete, cioè DEM underscore 1 che è il nome, punto ask. A questo ask sta per ASCII, che è l'estensione del file del DEM, così a titolo informativo. Quindi, quello che dovete fare come prima simulazione, come per arrivare poi alla radiazione netta, che è il 3, quindi il nostro obiettivo è raggiungere questo 3 di qui. Quindi facciamo il run dello SkyView. Eseguiamo il run, ora io non mi ricordo infatti, la cartella è sicuramente sbagliata. Allora abbiamo, siamo in home data cavone, dobbiamo inserire che siamo nella cartella 1. Ok. E anche qua gli mettiamo cartella 1 e mettiamo SkyView underscore 1 underscore 29. Ok, ora dovrebbe andare. Ok, sta leggendo il DEM. Qua vi dice pure che lui sta lavorando sul calco dello SkyView. Ha finito. Per visualizzare il risultato abbiamo al solito il notebook, che è il notebook che ho chiamato Radiation Zero. Radiation Zero SkyView. Allora, questo notebook al solito importiamo le librerie, settiamo il percorso, il path è data cavone cartella 1 e l'abbiamo chiamato SkyView underscore 1 underscore 29. Ok, l'ha letto. Lo plottiamo. Questo è lo SkyView. Allora, non è molto indicativo perché bisognerebbe togliere, per esempio, per visualizzarlo meglio, bisognerebbe cambiare la scala di colori, ma non, diciamo, non è importante la visualizzazione dello SkyView. È per farvi vedere più che altro che cos'è. In questo caso significa che per quel giorno il cielo era molto limpido perché tutti i valori sono prossimi all'unità, se vedete. Dopodiché possiamo anche vedere quello che è il file che ha generato lo SkyView, nel caso in cui voi lavorate con un altro DEM. E visualizziamo così il file del DEM che ha generato quello SkyView. Ok, dopo aver generato lo SkyView, procediamo con il simfile 1. Che è il sim file della radiazione ad onda lunga. Anche per il sim file della radiazione ad onda lunga, ovviamente c'è il notebook.
che si chiama Radiation 1 Long Wave. Quindi apriamo questo notebook. Allora, questo notebook all'inizio vi spiega appunto che la radiazione ad onda lunga viene calcolata, utilizzando l'equazione di Stefan Boltzmann. Ora, per calcolare questa radiazione ad onda lunga, vi dico anche che chi è interessato ad approfondire questa tematica, il professore metterà a vostra disposizione delle lezioni che lui ha fatto sulla radiazione, che però, da quanto, diciamo abbiamo, da quanto ho capito, non faranno parte della parte teorica del corso. Sono delle informazioni che voi potete acquisire per vostra conoscenza. Giusto, prof? Penso che sia. Sì, ho parlato, ma avevo il microfono spento. No, va bene, ok. Sì, dico, anzi, l'ho già condiviso, sono già in fondo al post del blog. Okay, dico, non saranno oggetto d'esame, però per chi vuole avere una consapevolezza in più, o magari ha già poi intenzione di seguire il corso di modellazione, che poi là rivedrete queste cose, e magari vuole avere qualche conoscenza in più, potete seguirvi queste lezioni. In realtà non la faccio neanche al corso di modellazione, nel senso che al corso di modellazione faccio una flipped lection, cioè invito gli studenti a guardarsi le lezioni già registrate Ok. e poi ne discutiamo. Allora, quindi per calcolare questa radiazione ad onda lunga noi abbiamo bisogno della costante di Stefan Boltzmann, poi dell'emissività atmosferica, dell'emissività del suolo, insomma abbiamo bisogno di una serie di parametri. Questi parametri ve li ho riportati nelle tabelle che vedete nel notebook. In quanto per calcolare la radiazione ad onda lunga, voi potete scegliere uno di questi 10 metodi, o meglio, una di queste 10 parametrizzazioni, e inserire quindi il valore da 1 a 10 nel SIM file. In particolare in questo punto, cioè modello del bilancio della reazione onda lunga. In questo caso qui vedete c'è il 6. Dunque, quindi il 6 è il modello di Izzo, che ha questa parametrizzazione, va bene. Poi nella slide successiva, nell'immagine successiva ci sono i parametri di Izzo e vedete 0,70 e 5,95, che sono gli stessi che trovate qui, 0,7 e 5,95 di X e di Y. Quindi se qui invece di 6 mettiamo un'altra parametrizzazione tipo la 5, sì, oppure la 2, non lo so, sto guardando la 2. Poi dovrete anche cambiare questi valori di x e y concordi alle tabelle che ci sono nel notebook. Dopodiché, un altro parametro da inserire è l'emissività del suolo, e qui, in base alla tipologia di vegetazione, avete i valori di emissività. Torniamo al SIM file. Allora, nel SIM file, quindi noi dobbiamo sempre inserire le date, data di inizio, data di fine, il sito e il meledrio. In questo caso ho messo il meledrio, il numero del bacino, io in questo caso lavoro ancora con il 3. Dopodiché abbiamo la parte delle componenti, dopodiché la parte dei file di input, e quindi abbiamo la temperatura, lo sky view, che adesso sapete cos'è, è il centroide, perché il calcolo della radiazione viene fatto nel punto che noi stiamo analizzando. Per questo vi serve un file che ci indichi questo benedetto punto. Questo shapefile, che voi non conoscete, però sappiate che, come vi ho fatto vedere poco fa, è un semplice file in cui c'è un punto, con ovviamente le coordinate di quel punto e delle informazioni di quel punto relative, per esempio, all'altezza,
alla quota geodetica di quel punto in cui ne stiamo facendo la simulazione. Dopodiché abbiamo i parametri x e y, che sono quelli che vi ho fatto vedere poco fa nel notebook, il numero del modello, che in questo caso è il 6, l'emissività del suolo, che in questo caso è messa a 0,98, A e B sono dei parametri che vi consiglio di lasciare in questo modo, che sono altri parametri di calibrazione. Dopodiché abbiamo gli output. Allora, gli output avremo la radiazione ad onda lunga, e vedete qui la distinzione in downwelling e upwelling, cioè la radiazione ad onda lunga che è diretta verso il basso e la radiazione che è diretta verso l'alto. Quindi, eseguendo questo sim file, siamo alla parte 1, che io sto eseguendo con lo SkyView 3, quindi lui mi dice che mi si sta leggendo il file del centroide, ha finito. Quindi una volta che ha finito andiamo nel notebook. Allora, come si chiama intanto il file che abbiamo generato? Si chiama, è in Meledrio 3, Long Downwelling 3. Quindi, allora, qui ci sono altre informazioni riguardo i dati di input. Andiamo agli output. Qui abbiamo la lettura sia dei file della radiazione ad onda lunga upwelling che downwelling. Allora, intanto dobbiamo eseguire, queste le ho eseguite, vabbè, le rieseguo, sì, le avevo eseguite. Allora, lui si prende il project path, che in questo caso, problema, non c'è l'immagine, no, è impossibile, le immagini ci sono. Scusate un attimo. Allora, facciamo una cosa. Quando, ragazzi, una cosa importante. Quando vi succede una cosa del genere e voi, come in questo caso, siete sicuri che comunque la cartella immagini c'è dentro la vostra cartella del progetto, la cosa da fare è fare una pulizia dei kernel. Quindi andare in Restart Kernel, pulire tutti gli output e quindi inizializzare il notebook. Perché quello che è appena successo è che io gli avevo già dato una cartella, un percorso della cartella del progetto, dopodiché ho eseguito altre celle e lui si è, tra virgolette, appreso come cartella del progetto l'ultima cartella che io avevo eseguito. Quindi, per evitare qualunque cosa, quando succede questo, voi pulite tutto e iniziamo da capo. Quindi importiamo i pandas, libreria, e infatti ora la vede. Quindi, stavamo dicendo, allora, importiamo. Siamo in data, Meledrio, 3. Tu ti chiami Long Downwelling 3. Ok, l'ha letta e questo è il plot. Quindi questo è il plot della radiazione ad onda lunga upwelling. Possiamo fare anche quella downwelling, che si chiama Long Downwelling 3. E qui abbiamo il plot della radiazione ad onda lunga downwelling. Dopodiché, una volta fatta la radiazione ad onda lunga, continuiamo. Dopo la 1 c'è la 2. La 2 sarebbe la radiazione ad onda corta. Quindi ci spostiamo nel simfile 2. Ovviamente anche per la radiazione ad onda corta c'è il notebook, che è così strutturato. Nella radiazione ad onda corta
noi andiamo a calcolare con appunto questo sim file quella che è la radiazione ad onda corta incidente la superficie del nostro sito in questione. E in questo caso il calcolo della radiazione ad onda corta dipende da diversi fattori che vedete qui descritti. Dipendono in particolar modo dalla posizione del punto e dal giorno in cui noi stiamo effettuando l'analisi, perché in base al giorno dell'anno sapete che cambia la posizione del Sole, quindi la distanza tra il Sole e la Terra. E quindi queste sono tutte, diciamo, tutti i processi fisici che sono diciamo, rappresentati all'interno di questo modello. Quindi qui avete una piccola descrizione della componente. Se avete e volete altre informazioni, guardate le lezioni del professore e potete anche guardare la documentazione che vi ho riportato in ognuno dei notebook, che sono le documentazioni relativi ai singoli modelli. Allora, dunque, per quanto riguarda quindi il sim file della redazione ad onda corta, anche qui, come prima, abbiamo bisogno sempre della data, inizio e fine, il sito e l'ID, che ovviamente, non vi ho detto, ma penso sia scontato, devono essere uguali per tutti i sim file. Quindi, data e sito. Questi sono sempre le componenti che dovete lasciare, non dovete toccare. Dopodiché i parametri, in input abbiamo sempre bisogno della temperatura, quindi capite che l'input della temperatura è fondamentale per questo tipo di simulazione. Dopodiché abbiamo bisogno del DEM, dello SkyView e dei centroidi, che adesso, diciamo, sapete cosa sono. Dopodiché abbiamo qui al solito il due hourly, se falso sarà una simulazione giornaliera. E questi invece sono parametri che ritrovate descritti nel notebook, ma sono assolutamente parametri da letteratura, quindi non dovete cambiare. Qui abbiamo il salvataggio degli output, e l'output sono la radiazione ad onda corta, che si divide in diretta e diffusa. Comunque, quella che noi interessa è la radiazione ad onda corta totale. Ma diciamo che quella radiazione onda corta e diffusa e diretta ci serviranno poi per il modello Prospero. Quindi questo file, quando lo eseguite, salvate tutti e tre gli output. Quindi andiamo a eseguire anche questo file, questo sim file. E questa simulazione impiega un po' più di tempo. Cioè, se quelle di prima impiegavano circa 3-4 secondi, questa ne impiega all'incirca 10, o forse meno, perché fa dei calcoli un po' più complessi. Intanto noi stiamo salvando in Meledrio 3, e poi si chiameranno SV Total 3, Shortwave Direct 3 e quant'altro. Infatti all'inizio del notebook vi ho scritto che questa simulazione è un po' time consuming, cioè impiega un po' più di tempo. Non vuole finire più. Va bene che però... Intanto vi faccio vedere poi il notebook. Quindi, allora, nel notebook andiamo sempre a importare le librerie, settiamo il path del progetto, qui dobbiamo cambiare, è data Meledrio 3 e si chiama sw_total_3. Vediamo se ha finito. Non ha ancora finito. Anche a me sta ancora girando comunque.
Forse perché sì, perché allora avete visto che il file del DEM, come vi ho detto prima, è la griglia di una. Ha finito. Va finito. Sì, impiega tanto tempo perché il file DEM e SkyView che va a leggere sono dei file molto pesanti in questo caso. Comunque, è una simulazione che impiega un po' di più. Allora, quindi abbiamo detto che abbiamo salvato SW.total3, cioè short web, ok. Quindi andiamo a vederla. Ok, il file c'è. Ok. Questo è il file della shortwave nell'anno che stiamo considerando, e se notate c'è il picco in questione che c'era anche nell'evapotraspirazione. Comunque, così a titolo informativo. E niente, poi io qui avevo inserito sempre la possibilità di fare una maschera per un determinato giorno. Ovviamente, se siete interessati a vedere un dettaglio in un particolare giorno. Quindi questo per la shortwave. Dopodiché, dopo che abbiamo fatto SkyView, radiazione ad onda lunga, shortwave, mi raccomando, fateli tutti uno dietro l'altro. Dopodiché arriviamo alla radiazione netta, che è sostanzialmente quello che ci serve. Allora, la radiazione netta. Vi ho detto prima, abbiamo anche il notebook per la visualizzazione poi dell'output. Comunque la radiazione netta viene fuori da una formula con anch'essa dei parametri, in cui però le grandezze più importanti sono la radiazione ad onda lunga e la radiazione ad onda corta, poiché la radiazione netta viene calcolata in base appunto ai valori di radiazione ad onda lunga e radiazione ad onda corta. Quindi in questo file noi dobbiamo inserire sempre la data di inizio e la data di fine, il sito, l'ID, che ovviamente devono essere sempre uguali, e come potete immaginare gli input cosa saranno? La radiazione ad onda corta, in particolare quella totale, poi la radiazione ad onda lunga nelle sue due componenti, la long downwelling e la long upwelling. Dopodiché, questo è l'unico, diciamo, uno dei parametri che vedete qui in input è l'alfa, che sarebbe l'albedo, e in output otterremo la radiazione netta, che poi ci servirà per l'evapotraspirazione. Quindi eseguiamo anche questo, che è molto più veloce, e la velocità di questo sim file. Ora magari è lento, però la velocità di questo simfile, se è veloce, infatti ha finito, è data dal fatto che non deve leggere i file DEM e SkyView, che sono, come vi ho detto prima, dei file abbastanza pesanti. Quindi ha finito, ci ha calcolato questa radiazione netta, andiamo a visualizzarla. Abbiamo l'ultimo notebook, che è il notebook della radiazione netta, che vi ho chiamato Radiation 3 Net, Radiation. Allora, in questo notebook trovate all'inizio sempre le informazioni generali per la radiazione netta, dopodiché importiamo le librerie, settiamo il progetto, questo si chiama Meledrio 3. Il nome del file è net3. Ok, lo leggiamo. Plottiamo la radiazione netta e vedete anche qua l'anomalia. Comunque, a parte l'anomalia, vedete l'andamento della radiazione. E anche qui vi ho riportato la possibilità di fare il plot con lo zoom del tempo.
e mi dice che c'è un problema. Che problema c'è? Ok. Sì. Il problema è un problema di lettura del file che andiamo a risolvere subito. Ok, allora qui avete il plot della radiazione netta con lo slider, non lo so come si chiama, comunque, con la possibilità di spostarvi a vedere i vari valori durante il giorno, durante l'arco della vostra simulazione. Al solito qui trovate sempre i notebook per la creazione e la formattazione delle serie temporali. E quindi questo è, diciamo, il quesito a radiazione che ci siamo posti dalla prima lezione sull'evapotraspirazione, dato che comunque l'evapotraspirazione dipende dalla radiazione. E in questo modo voi siete assolutamente capaci, con i dati che vi ho fornito dei DEM e dei centroidi e con la temperatura, di fare, appunto, di calcolare la vostra radiazione. Ora, nel caso in cui, come abbiamo detto prima, voi avete nella vostra stazione la temperatura e volete utilizzarla, quello che potete fare è utilizzare sempre, per esempio, il meledrio, sempre il bacino 3, in modo tale che così avete i dati di DEM, SkyView e centroidi. E qui invece di mettere la temperatura del meledrio, mettete la temperatura della stazione tal dei tali. Tile, la stazione Tile. E quindi, diciamo, utilizzate il bacino del meledrio come zona, però con la temperatura della vostra stazione. Questo è, diciamo, un artifizio che facciamo per evitarvi tutta la parte di spiegazione di DEM, SkyView e centroidi che non serve. L'importante è che voi qui acquisite le competenze sui processi fisici che il professore vi ha spiegato. Quindi con questo io ho finito la parte di radiazione. Spero che ci sia qualche domanda per qualcuno che non ha capito. Prof, mi sente? Sì, ciao Lorenzo. Eccomi, sì, sono io. Io ho una domanda proprio sull'ultima cosa che ha detto, perché mi sono un attimo distratto e non ho capito solo una cosa. E ha detto che noi possiamo anche, volendo, usare i dati delle temperature che prendiamo, per esempio, dalla nostra stazione e li usiamo nella simulazione. Però, lei ha detto, il DEM, ok, non è rilevante. Cioè, nel senso che se noi... Cioè, è come se noi utilizzassimo i dati di temperatura e l'immagine DEM non è il nostro bacino di riferimento, cioè No, sarebbe relativo a un altro, allora, però va bene lo stesso, o va no? bene lo stesso per questo tipo di esercitazione, per Sì. questo livello e per il livello soprattutto che avete voi. Se qualcuno Ok, ok. ha le competenze e la capacità di scaricarsi il DEM, di trovare il file decentro di chiamo shapefile, però che io sappia, voi non avete fatto nessuna materia di questo, quindi vi chiederei qualcosa che voi non sapete e non è giusto. Per questo motivo io vi ho fornito questi file. Ok. Ok? Quindi, siccome purtroppo no, purtroppo sono necessari ai fini della simulazione, però nessuno vi vieta di utilizzare una temperatura che voi avete scaricato. Ho È capito, ho vero che il capito. bacino non è quello, è Sì. vero che il centroide non è quello, e siamo d'accordissimo. Però è pur vero che questi file servono. E voi non avete materialmente il modo per scaricarvi, ve li ho forniti io, però Va potete bene. utilizzare la temperatura vostra. Ok? Ho capito, sì. Si cambierà un po' la radiazione. Per fare una cosa un po' più personalizzata, se così possiamo dire, ma potete benissimo utilizzare le temperature anche che vi ho fornito io, perché io vi ho fornito in totale 15 bacini e
e ogni bacino ha il file di temperatura e tutti i file sono diversi. Quindi ognuno di voi può scegliersi il bacino che vuole e fare la simulazione con quel bacino. Ma c'è anche chi può dire, no, io voglio la mia temperatura, e gli mette la sua. D'accordo. Okay. Sì. Sì, questa, come ho detto prima, rispondendo a Marta Corrà, queste sono informazioni che richiederebbero un altro paio di lezioni. Ora, a me piacerebbe che il corso di idrologia fosse 9 crediti invece di 6, però ne hanno concessi 6 e potevamo anche forse semplificare i programmi per farvi prendere direttamente un insieme limitato di dati, però abbiamo ritenuto al momento di fare comunque così, insomma, farvi sapere che queste cose esistono anche se non ne avete piena consapevolezza. E sapere di essere ignoranti non fa mai male poi alla conoscenza, quindi non preoccupatevi. È la condizione in cui io ho vissuto in tutta la mia vita, quella di sentirmi ignorante, quindi fa bene anche a voi. Fa bene a tutti. Comunque, per chi è interessato e vuole approfondire queste cose per quanto riguarda DEM, Skyview, Centroidi, io non so se voi nel vostro percorso di studi avete materie che riguardano i GIS, che sarebbe quello che vi ho fatto vedere poco fa. Quindi se le avete, sono argomenti che vi piacciono, io vi consiglio di seguire questi corsi che vi daranno la possibilità di lavorare con programmi tipo quello che vi sto facendo vedere. E vi daranno anche la possibilità Sì, prof. Sì, il corso esiste, si chiama cartografia numerica, non so se... Sì, non vengono fatte esattamente queste cose, però i concetti fondamentali sono quelli. Ed è assolutamente, cioè, nozioni di Geographic Information System per un laureato in ingegneria ambientale sono assolutamente necessari, per cui, esatto, a prescindere dal fatto che voi facciate o non facciate un corso specifico, dovete imparare queste cose, qualcuno da qualche parte le dovete andare a recuperare. Esatto. Va bene. Io con questa parte, se ci sono altre domande, ragazzi? Anche sui dati, se avete altri dubbi su... Non ci sono altre domande.